In faccia a tutti ragazzi, mi sembra un po' troppo basso, passiamo alla webcam. Qui è Cane Lupo e benvenuti signori e signori nuovo a The Challenger Inside Me con i replay. Molti mi hanno chiesto di riportare questo tipo di serie, ho detto perché no, riportiamogliela. Sono con il main, solo Q, Diamond 1 77 punti, Shen top contro Yasuo. Il matchup Shen Yasuo è un po' un matchup così e così. In early game vince diciamo il più skillato, perché tutti e due hanno abbastanza danni e tutti e due hanno abbastanza difese da poter counterare l'altro. Quindi vince chi è che trade meglio negli spazi, chi sfrutta di meglio il miglior modo gli spazi. Meglio modo, sto dicendo. Il miglior modo gli spazi. Abbiamo Ken nel mid, Skarner giungla, io top con Shen. Loro hanno TF mid, Rek'Sai giungla, top Yasuo e Zreal di carry e Karma support. Io ho preso, non so se quello era Katada, perché c'era solo game con Yasuo ed era tipo 300 punti master, però non lo so. Non vi dirò se la partita è stata vinta o meno, che molti mi hanno fatto delle storie di regalo, ma che inizio video dici che ha vinto o no la partita. Vabbè, perché magari poteva scappare qualche spoiler in mezzo mentre commentavo la partita, per questo ho deciso di dirlo all'inizio, però va bene, questa volta non lo dirò. Allora, vediamo un attimo. Loro avevano preso TF e Rek'Sai, io ho piccato Blind Pick Shen per un semplice motivo: hanno TF e Rek'Sai, holy shit, se prendono Shen in solo Q e si coordinano bene una volta, abbiamo perso la partita. Tilt tutto. Quindi ho detto fammi prendere Shen, tanto alla fine va bene contro tutti, non c'erano picche con cui non potesse andare bene. Forse Tank Ench, però avrei fatto il proxy probabilmente, ma no way, andava bene lo stesso. Mid Ken NTF dovrebbe essere abbastanza favorevole per Ken, la lemma non è quello che ci interessa, perché quello che ci interessa a noi ragazzi è vedere come abbiamo giocato noi. Quindi mettiamo la camera su di noi e analizziamoci. Avevo appena pullato il nostro jungler, ho pingato che il loro jungler alzava da top. Prendo tutti i minion, perché la cosa importante, ragazzi, ricordate, è sempre farmare, sempre e comunque. Quindi farmiamo, Shen contro Yasuo, quali sono le idee fondamentali per Shen contro... A parte che devo fare pure le rune per Shen, me le devo rifare bene perché non ho armor nelle rune, me le devo rifare. Allora, vediamo un attimo, sicuramente le ninja tabby potrebbero essere molto buone contro Yasuo, e sicuramente la Sunfire Cape. Io cercherò di fermare il più possibile per lasciarmi tutti e due gli item della Sunfire Cape. Nel caso in cui regalaste con 1100 gold contro Yasuo, magari siete Shen, non compratevi l'item della Sunfire. Fatevi l'altro item della... non compratevi l'item health della Sunfire. Forse solo se state contro Irelia ve lo fate con l'item. Contro Yasuo vi fate o l'item armor, o magari vi fate la le ninja tabby e la glot armor, o le ninja tabby e... il coso della Sunfire Cape. Ma per favore non lasciatevi come primo item quello che costa 1100 la Sunfire Cape, ve lo chiedo per favore, perché l'avversario vi autoscala poi. Perché non è tank contro tank, ok? È tank contro uno che te pista le botte. Quindi please, non fatelo. Faccio finta di andare a guardare, vedo che lui frizza, quindi torno subito in lane. Ma perché faccio finta di andare a guardare? Per un semplice motivo: non avevo visto Rek'Sai, poi dopo che ho fatto finta di andare a guardare ho visto Rek'Sai mid, infatti non ho più guardato e sono tornato sopra. Qui il loro jungler si prenderà fast blood, ma a noi non ci importa più di tanto, tanto sappiamo che Kennen prima o poi romperà il culo a TF. Mi farmo insieme a 20 e io sono stato lì, va bene così, qua abbiamo fatto un bel hit. Dobbiamo stare molto attenti al wind wall di Yasuo, perché mentre stavo in game mi sono accorto che se faccio la Q attraverso il wind wall di Yasuo non passa, e questo dovrebbe essere un buon trade per Yasuo. Infatti qualche volta avevo difficoltà nei trade proprio per questo motivo. Ho fatto molte cavolate, in game me le ricordo abbastanza. Qui è stato un trade abbastanza brutto da parte mia. Perché è stato brutto? Non posso tradare la mia situazione qui, e che io non potevo tradare o andare di taunt su Yasuo. Qua ho fatto il primo perché pensavo che continuasse a tradare, perché c'era la torre. Quindi lui è stato sempre a zona torre sua, e io non potevo mai ingaggiarlo di E, perché appunto c'era la sua torre. E quindi lui mi avrebbe dovuto counter ingaggiare, io non avrei dovuto fare niente. Qua il nostro mid si killa TF e va bene così, ma noi ve lo ripeto, non ce ne frega un cazzo di quello che fanno i nostri teammates. Dobbiamo pensare solo a quello che facciamo noi. Io qui ho scritto in game: ragazzi, se volete cercare delle plays abbastanza rischiose, aspettate la mia ulti, così sono molto più safe. In questo caso mi hanno dato retta, per fortuna non sono andati troppo agro. Comunque non ci sono morti, sono andati il giusto agro. Magari si aspettavano i danni. E va bene così. Adesso cosa succede? La wave pusha per me. A me va benissimo questa situazione, perché siccome io prima non potevo ingaggiare contro Yasuo per il fatto che stava sotto torre, ora lui non può ingaggiare contro di me per lo stesso esatto motivo. Quindi io sto abbastanza safe, tranquillo. Farmo un minion, torno back. Quello che può fare lui è fare un tipo di harass di questo tipo, ma se ci fate caso alla fine torniamo patta di vita tutti e due. Qui faccio un bel po' di farm,
cerco di fellare il meno minion possibile usando la Q. Attacco quel minion là perché poi lo resetterò in seguito, però resettando quel minion poi fellerò quell'altro. Però va bene così, non importa. Qua aspetto ad attaccare il minion, aspetto l'altro hit ridor in modo tale che gli altri minion attaccassero quell'altro minion per poi poterlo assettare tranquillamente. Qui ha tradato Yasuo in maniera abbastanza buona per me. Un altro normal attack e si va a comandare. Un consiglio che vi posso dare contro Yasuo se usare qualsiasi champion è cercare di sidesteppare mentre magari lo tradate. Perché se voi fate un sidestep e Yasuo fella la Q, gli levate tantissimo danno, soprattutto in early game, ma non solo perché vi riesce di Q, ma perché non può caricare il tornado, quindi non può caricare il suo disengage. Quindi è molto importante. Poi faccio un altro engage, vedete qua mi guarda di Q? Infatti qua questo va un po' così a cazzo di cane. Se avessi avuto la Q probabilmente sarebbe andato molto meglio. Però va bene così. Un altro piccolo consiglio che vi posso dare con Shen, ragazzi, ma questo in generale con tutti i champion, cercate di mettere la Q più avanti possibile. Cercate di predictare dove la prossima wave si fermerà, la sua wave, e mettere la Q tra i caster e i melee della loro wave. Ok, in modo tale che se qualcuno vuole venire a farmare i tuoi caster, tu hai la spada là in mezzo, lo prendi di Q. La passiva di Shen dice che se tu con la Q prendi un avversario, hai più attack speed ed è lo scudo che si riduce a 5 secondi. Qui ho la ulti, qua lo tanto non trovo mi fa il tornado, faccio un bel trade. Perfetto per me. Lui qua non mi può dire niente. Io adesso ho il 6. Vedo bot che è abbastanza in difficoltà e mi pinga aiuto. Ora qui io non guardo la bot perché stavo cercando di pushare. Sto qui mi pare, se ricordo bene, ci muore Bard. No, no, Bard sa che era già morto. Bard era già morto. Qui guardo bot, dico oddio, forse serve aiuto alla mia bot. Quindi fammi andare indietro perché sennò io solo magari mi stoppa di ulti. Guardate cosa faccio qua. Io solo mi posso stoppare il tornado. Cerco di zonare il più possibile adesso che posso. Vedo l'ulti di Shen. La ulti di F, torno indietro. Ho visto che io sotto ho lanciato il tornado. Vedo cosa posso fare. Boom. Vedo un attimo. Cerco di scendere a piedi. Vedo l'opzione. Invado subito. Faccio un bel tanto su due persone. Riusciamo a killare Ezreal. Guarda, fa un bel turno. Assolutamente un bello stun che lo sussegue. Killiamo Karma. E killiamo anche Rek'Sai. Triple kill per Lucian. Qua pingo a Lucian di darmi il cannone, visto che ho detto cazzo ha preso triple kill, lasciami il cannone, gli pingo, lasciami il cannone, mi servono i soldi. Never lucky, cane lupo. Torniamo top, abbiamo il TP, perfetto, siamo andati bot, abbiamo preso triple kill per il nostro AD carry. Io top ho perso un po' di wave, ma neanche tanta, perché prima avevo farmato abbastanza bene, ovviamente ho gli stessi minion del loro top laner, diciamo, 3 assist in più, 3 kill sul mio AD carry. Assolutamente, guardo ancora il TP up. Vedo che la wave top si è frizzata abbastanza bene, quindi perderò pochissimi minion. Ho detto non vale la pena spiegare il TP per 3 minion, perché tanto ho preso 3 assist. Perdo un po' di esperienza, ma non me ne frega niente, perché quello che devo fare io in questa partita non è andare EAD a Yasuo. Il mio obiettivo non è andare EAD a Yasuo, ma quanto far andare i miei alleati a EAD in modo tale che in un prossimo futuro si pigliino Yasuo. In un prossimo teamfight, in un prossimo game, capito? Questa è la cosa importante. La mia cosa importante non è andare a EAD contro Yasuo, è mandare il mio team a EAD contro Yasuo. E qui sono riuscito molto bene. Torno dopo facendo i normali trade. Tranquillamente. Le void review sono molto buone, quindi ragazzi, se voi fate un game. Questo trade qua non lo devo fare, no? Ho sbagliato anche la Q. Questo trade non era da fare. L'ho fatto perché ho detto se lo trade ora non lo traderò mai più. Però ho sbagliato qua. Ho preso tante pizze per nulla. Veramente bella. Però qua ritorno un po' perché adesso prendo un po' di pizze dai minion. Il bello di avere la Sunfire Cape con Shen è che voi potete killare da solo abbastanza facilmente perché qua vedo un flash taunt, tipo. Me la sta risteppato bene. Lui scula. Io vedo Skarner che sta arrivando, mi dice Skarner che arriva, lei che faccio? Aspetto l'energy per la QW per poi andarci addosso. Tranquillamente. Aspetto che arriva Skarner, non voglio andare su Yasuo perché sennò Yasuo mi fa lei addosso a me. Quindi quello che faccio è semplicemente aspettare Yasuo venga qua. Skarner gli dà la vita e poi lo assisto io. Aiutami a pushare, mate, Skarner, Yasuo al TP, aiutami a pushare, va bene così, prendi un po' di farm te. Hai preso l'assist, va benissimo. Bot continua a gankare Rek'Sai, però abbiamo fatto un ottimo 1 per 1, che è molto buono. E va bene così. Cercate di dire sempre i vostri teammates quando avete la ulti up in modo tale da fare giocate abbastanza rischiose, visto che noi dobbiamo vedere solo il nostro gameplay, andiamo avanti. Torniamo dopo e qua abbiamo. Guardate cosa mi sono fatto. Visto che non avevo la Sunfire Cape chiusa, mi sono fatto l'item del ninja tapis. Ok? Siamo tornati dopo, farmiamo quello che dobbiamo farmare. E adesso ritorniamo nella fase di lane. Siamo contro Yasuo. Scanner mi dice che vuole gankare Yasuo, dico dai, andiamo. Qui fa un errore molto grave Scanner, quello di non usare la ulti perché pensa che non serva. Dice non usare la ulti perché tanto non serve. L'errore più grave che si possa fare. Ora è costretto a flashare.
affellare, dai, questo scanner è veramente bad, se devo dire la verità. Rendo più con il nostro di Gary, ma era veramente bad questo scanner. Secondo me non si meritava assolutamente la vittoria. Ora guardiamo un attimo le statistiche. Sesta farm di Yasuo, abbiamo 5 participation di 8 kill. Stiamo andando benissimo. Yasuo di Minion è da noi, l'esperienza è sempre la stessa, forse suoniamo un po' di più. Adesso noi siamo a 9, lui all'8, però probabilmente noi, siccome abbiamo la ulti, dobbiamo ruotare per la mappa. Il mio team mi pinga un aiuto qui. Vediamo Rek'Sai bot. Quello mi pinga l'Herald. Dico, ok, andiamo all'Herald, però aspetta, hanno bisogno di me in bot. Subito, subito il bot. Suoniamo e zeria, prendiamo una kill. Questa è una cosa abbastanza useless. Dici, ma cazzo, ho killato solo uno. Invece va benissimo perché leviamo farm. Ah, e zeria. Qua arriva Rek'Sai, io lo vedo. Vada, si killa Karma. Qua arriva Rek'Sai, cerco di killare Rek'Sai. Arriva anche TF. Che si è trattato là per killare Bard, infatti se lo killerà. Ah no, Bard si è fatto killare la Karma, bravissimo. Cerco di tenere Rek'Sai stunnandolo. Qui se ne scappa, va bene così. Noi abbiamo ancora il TP, quindi adesso quello che faremo è regalare il TP dopo. Abbiamo la stessa farm di Yasuo e abbiamo 7 assist in più. Abbiamo 7 participation in più, lui ha 0 participation, noi abbiamo 7 participation. TP top. Per riprendere la farm con prima. Lo mistuno, ma non è un problema. La W di Shen funziona sulla prima Q di Yasuo, nel senso se Yasuo vi fa la Q, questa è il primo target della Q, funziona. Se siete dietro a un minion, la Q vi fa danno, non la conto come un attack. Qua abbiamo la Sunfire Cap, quindi la sitare sotto torre con la Sunfire Cap è abbastanza complicato. Infatti abbiamo preso 3 minions su 5, ma va bene così, non è un problema. Abbiamo più farm di Yasuo, questo è il bello. Abbiamo roamato, abbiamo comunque più farm di Yasuo. Ora qui faccio un errore, me ne sono accorto subito. Avevo visto che Rek'Sai è topside. Me l'hanno anche pingato tra l'altro. Credo che sia qua il momento in cui faccio l'errore. Cerco di interdare Yasuo. Qua era un bel trito, se si fosse stato probabilmente avrei anche levato in un futuro. Ecco qua ho sbagliato. Qua ho sbagliato a prendere questa qui in più. Qua vado tranquillamente rispawnando. Tanto si killano TF mid. Buonissimo. Poi Karma si killa Kennen. Karma si killa anche Bard. Double kill col Karma, no problem. Va bene così. Ora io vedo Rek'Sai che sale top, perché vedete quella pink dietro al rosso? Questa qui, guardate. Qui c'è una pink, la vedete? La sto facendo col mouse, ok? Dove sta Rek'Sai adesso, dietro? Io l'ho visto là Rek'Sai, perché appunto c'era quella pink. Ho sbagliato a tirare su in questo momento, devo rimanere semplicemente sotto torre, solo che avendo tanta arma non pensavo riuscissero a killarmi. Ma Rek'Sai ha appena preso il rosso, quindi con il true damage sono riuscito a buttarmi giù abbastanza facilmente. Poi faccio anche un flash abbastanza cazzo di cane perché stava arrivando Skarner, il flash disperato. Poi mi pare che ci ingaggio proprio io, forse. No, aspetta. Ah no, lui mi fa il tornado, poi arriva Rek'Sai e Die. Non pensavo a parte che Rek'Sai mi mancasse dalla per essere sincero. Qui faccio la W, arriva Rek'Sai. Qui non devo continuare a tridare su, qui ho sbagliato io. Vedete, qua sarei potuto andare back, mi sarei potuto salvare. Ho continuato a tridarlo in maniera abbastanza stupida perché stava arrivando Skarner. Qui vedete che cosa ha fatto Skarner, guardate, lui mi ha detto, non sono riuscito ad ultarlo. Io ho detto, guarda che se no. Io. Tra me e me ho pensato, qui il momento brutale Skarner scende, secondo me. È stato un errore mio qua, assolutamente, dovevo scappare, volevo fare il tanto e scappare via. Guardate qua. Qua potevo voltarlo Skarner. Qui c'è un momento per voltarlo, invece non l'ho voltato. Allora l'ho visto bene. E poi ho finito con qualche Skarner, per il semplice fatto che arriva anche TF da mid. E si può cambiare lo Skarner. Ma andiamo avanti il gioco, comunque come vi ho detto non ci importa niente di Skarner che si è giocato male, perché quello che dobbiamo vedere noi è vedere se abbiamo giocato. Cioè, siamo giocati bene in un determinato punto della partita o meno. Abbiamo chiuso l'iniziativa e sto per andare per farmi il random in summon, visto che io sono un champion che fa abbastanza critici. Vedo bot, un'azione abbastanza buona, cerco di tippare. Non prendiamo Ezreal, questo è il mio karma, non prendiamo neanche karma. Questo è stato più un mistake del mio team perché ho fatto il possibile. E qui succede quello che non dovrebbe succedere in teoria. Io sono tippita bot, TF viene. Io cerco di scappare, ma Kennen purtroppo arriva troppo tardi. Ma forse mi salvo qua in realtà. Se mi salvo. Bot, Skarner si tiene la ulti, non ulta Yasuo perché pensavano di potersi killare. Qua Skarner fa un altro errore. È un tipo. Questo errore non lo dovete fare, ragazzi. Non lo dovete fare per niente questo errore. Mi tengo la ulti perché secondo me me lo killo anche senza. Prendete ultate. O come per dire, non flash perché secondo me anche senza flash ce la faccio. No, flash e basta, non ci pensa 2 volte. Prendi e flasha. Non, come io prima ho fatto l'errore, ho detto vabbè, Rek'Sai stava al top e mica ha detto che mi ganka top. Invece sì, cazzo, se sta top vuol dire che mi ganka top. Non stiamo sul forse non mi ganka, no. Io so che Rek'Sai sta top, sto back. Io so che quello mi killa, flash. Perché devo dire forse non mi killa, flash. Magari sbaglio anche, però intanto non ci muoio. Poi invece se sbaglio e dico cazzo, devo flashare, ci sono morto.
E cioè, invece così spero che solo un flash, ma non c'è mai. At least. Capito? Andiamo avanti perché qua è comunque una fase esauritore. Quindi cosa decido di fare io? Perché pusherò wave? Dico, Yasuo pusha più veloce di me. Quello che mi viene a fare a me in questo momento è prendere la torre. Così posso mettere un po' di pressure in top. È la cosa importante che devo fare. Qui trendo con Yasuo, tutto normale come sempre. Ora cosa succede? La mia bot mi dice Shen, go bot, mi pare. Che noi abbiamo preso la torre e adesso tu vai a prendere. Ma questa è stata una cazzata, ragazzi, mondiale, guardate. Qui, io qua, questa cosa non la volevo fare, infatti avrei dovuto pingare a Skarner di non farla. Skarner mi pinga tipo 2-3 volte, lui vuole andare sulla sua. Io non ci volevo andare qua. Infatti volevo tornare indietro, però lui continua a pingarmelo. Allora io mi metto a. Vedete qua, Skarner. Vabbè. Qui ho sbagliato Skarner un'altra volta. No, devo andare dritto a Skarner, devo andare dritto a urtarlo. Devo andare dritto a urtarlo. Invece ha cercato di chiuderlo dall'altra parte, facendo un errore madornale. Qui per fortuna ho fatto bene andare back, ha capito che era un po' troppo lì la cosa e torna back tranquillamente. Poi alla fine lui mi fa una bella cavolata, di essere sincero. TF senza motivo, Kennen si killa Rek'Sai, TF urta cazzo di cane e muore addirittura dal signorino Kennen. Io dico alla mia botte che appena spawno ho la ulti up, ok? No, perché adesso sto inquadrando la bot perché sono morto. Eccomi qua. Appena ho. Ecco, tipo adesso mi pare che riusciamo a prendere la torre bot. Io infatti ho bot. Devo una bella azione. E tria, pum, morto. Chiudiamo solo la DDR. Va benissimo così perché lui continua a perdere farm. Comunque, un'altra cosa. Ve lo voglio dire. Avevo un team abbastanza scarso questa partita. Veramente scarso perché. Un Lucian con 3 kill sopra Ezreal non mi può andare sotto le farm. Ve lo dico, cioè io voglio vedere solo i miei errori, ma se riesco a vedere qualcosa in più ve lo dico sempre. Io tanto so quali errori ho fatto, sono queste weather view le sto facendo più per voi, magari per implementarvi qualcosa in capoccia che facciamo dei micro errori che potevamo non fare. Io adesso potrò stare tranquillamente a 4-0-5. Ho due morti per colpa mia, non perché mi ha gankato lo jungler, è stata colpa mia là. Poi ci sono delle volte che magari ti gankano in 3 e non riesci a fare niente, puoi cercarlo di evitare ma. Ci sono certe volte magari che ti danno DF di ulti, scendi ulti, ti uccidiamo così e non riesci a fare niente. Ci può stare una volta, anche così 2 volte. Ma gli errori che ho fatto dopo sono stati solo e solo per quello. Qui ci sarà un Infernal Drake. Però poi prendiamo 2 kill. Va bene così. Può andare meglio prendere l'inferno. Qui tanto TF. E via. Pinghiamo la torre mid qua, mi pare. Io vado back e dico ragazzi ho poca vita dove cazzo vado. E quindi vado back. Ora guardate cosa succede. Il mio team mi dice, questa voglio, la voglio vedere anch'io. Il mio team mi dice, vai bot, Shen, che tanto non andiamo top, prendiamo la torre. Questo è stato un errore madornale da parte del mio team. Guardate, guardate che errore. Io non l'ho vista sta scena, ho visto solo quello che è accaduto. Bard non doveva fallare così, Yasuo. Ma guardate che è successo. Guardate che è successo, mi dicono, tranquillo, vai là. Noi andiamo contro Yasuo. E poi che succede? Morite top. Cioè questo è un errore che non dovete mai fare nella vostra vita. Mi dite di andare bot e poi morite top? Holy shit, però questo errore è gravissimo. No, è fucking gravissimo. Però non è stata colpa mia, non era nella giurisdizione. Potevo fare il TP, ma non l'ho fatto perché non stavo proprio guardando top. Stavo pensando alla bot e dico, non credo facciano una cazzata del genere. Mi dicono di andare bot. Adesso regalo. Torno top, dico ragazzi, fatevi i cazzi vostri, lasciatemi andare top a me. Pingono il Baron perché diciamo non è che si stanno a fare Baron questi. Cosa succede qua? Io vedo Kennen che sta fermando ulto Kennen. Qui il Bard fa una bella W. Dopo ci ricordiamo con il teamfight e faccio una bella W. Qua non riusciamo a targettare gli Yasuo perché non sarà più bello di Lucian qua. TF flash per proteggere la ulti di Lucian, ve lo dico io, perché l'avevo visto. TF cerca di wave clearare, ma la torre ce la prenderemo lo stesso, credo. Tu fai tu. Cane, ma che cazzo hai fatto? Voglio vedere l'orientatore se poi devo rifarci range. Intanto ho fatto un tal flash perché ho detto questa è una buona posizione di futuro, penso che ne possiamo pedare. Noi ce ne possiamo, fermo. Ma ha flashato DF. Ha flashato DF o solo che sono un coglione? No, ha flashato, no, proprio sbagliato, questo è un errore abbastanza grave.
Non ci arrivavo neanche di rage, questa è stata una roba abbastanza grave da parte mia. Però comunque riusciamo a concludere in maniera abbastanza buona. Perché comunque l'idea era buona, l'esecuzione un po' meno, ma l'idea era buona. Ora che cosa faccio? Vedo il team che è scesa. Mi metto qua ad aspettare magari una posizione buona per salvare il team e via. Pingano via suo, ci facciamo le pirimide, diciamo ragazzi, pirimide va bene, andiamo back. Va benissimo così. Cosa succede adesso? Mi pare che vado bot contro TF e faccio una bella cazzata. Questa è veramente un bruttissimo errore da parte mia, anche se loro hanno sprecato una marea di risorse. E infatti poi la pagheranno questo. Tanto TF, perché sto tranquillamente che me lo posso fedare, TF. Ok? Faccio la build summon. Io qua continuo ad andare dritto perché è inutile cercare di scappare da là. Anzi, io so che sono morto. Cioè, io so che ti pitta bot. Io qua faccio il side step perché sapevo che io sarei fatto da più di qua, ma tanto sono morto comunque perché ho dovuto dire TF. Sono morto praticamente. Questo è stato un colpa mia. Però questo errore lo pagheranno tanto loro. Cioè hanno investito un TP e un ulti di TF per fare nulla praticamente, per killare uno shaman che aveva la ulti. Ora qua vediamo una bella cosa. Che cosa vediamo? Andando in velocità, vediamo che il loro team TF sta bot, io vado bot, i nostri team si prepara a fare il Baron. Rexai poteva assillarlo, ho detto cazzo qua Scanner se lo fa rifellare perché prima Rexai ha vinto lo smite battle contro Scanner. Ulto cercando di andare a aiutare il mio team, Scanner riesce a prendere il Baron ragazzi, ma con un culo che neanche vi dico. Prendiamo il Baron. Una volta preso il Baron ragazzi è molto facile con il nostro team fare quello che dovremmo fare da Eonni prima, che è quello di gruppare tutti insieme e rendere inutile Yasuo, che in questo momento è diventato veramente enorme. Io ero andato tantissimo sotto rifarmo perché avevo solo rommato e cercato di dare vantaggio al mio team. Il problema è che mi hanno fatto over rommare perché con tutto il vantaggio che avevano riuscivano comunque a vincere. Questa è veramente bad come cosa. Qui Bard fa un'altra cazzata, cioè stringere Bard è stato veramente... Con Bard è schifo e cazzo. Qui per tutto il mondo è una bella cosa. Poi arriva Lucian, non riusciamo a esecutare gli Yasuo e va bene così. Qua usciamo bot tranquillamente, vedo DF bot, pingo al mio team di DF bot, come hanno pure visto, pingo al mio team di DF bot e lo veniamo a chiudere. Yasuo, Bard e Rexera vengono, Bard e Lucian lo vengono a chiudere easy. Chiudiamo TF. Che cosa c'è da molto più di TF? Abbiamo preso quello che poteva, l'unico che poteva, diciamo, aiutare il loro team a reggere noi, a reggere me. Loro fightano adesso, io sono uno scemo, quindi le fight per pilare radicali sono veramente strong. Aspetto tutto il nostro team per fightare, faccio la Q, prendo Rek'Sai, ho il doppio scudo, andiamo a fightare qua dentro. Tanto Rek'Sai, W, facciamo un ace generale. Per poi prendere la vittoria. Questa partita ho vinto. Ero a 77 punti e adesso sto a 95. Ero a 77 punti e adesso sto a 95, quindi ho vinto 18 punti. Questa era la partita della decennia gerizzale di Coscienne. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Se contate, se condividete. Se volete altri tipi di questo video, mi raccomando, lasciate un bel po' di like. Facciate tutti ragazzi, mi ruppo. Ciao belli.